Buonasera e benvenuti all'appuntamento con Chiara ci racconta. Oggi è il 25 novembre, e quindi è la giornata contro la violenza alle donne. Allora vi vorrei leggere un sonetto che la tradizione e il sentire comune vuole di Shakespeare, anche se eh, ci sono molti dubbi sulla, sulla paternità del bardo perché non torna neanche proprio con lo stile degli altri suoi sonetti però hm, chi siamo noi per, eh, per aumentare o per risolvere i dubbi ma eh, io non ho la competenza per farlo quindi grazie a noi frammenti di siena per questa accoglienza anche in questa giornata così particolare in piedi signore davanti a una donna in piedi in piedi signori davanti a una donna per tutte le violenze consumate su di lei, per le umiliazioni che ha subito, per quel suo corpo che avete sfruttato, per l'intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete tenuta, per quella bocca che le avete tappato, per la sua libertà che le avete negato, per le ali che le avete tarpato, per tutto questo in piedi, signori, in piedi davanti a una donna. E se ancora non vi bastasse, alzatevi in piedi ogni volta che lei vi guarda all'anima, perché lei la sa vedere, perché lei sa farla cantare. In piedi, sempre in piedi, quando lei entra nella stanza e tutto risuona d'amore, quando lei vi accarezza una lacrima, come se foste suo figlio. Quando se ne sta zitta, nasconde nel suo dolore la sua voglia terribile di volare. Non cercate di consolarla quando tutto crolla attorno a lei, no. Basta soltanto che vi sediate accanto a lei, che aspettiate che il suo cuore plachi il battito, che il mondo torni tranquillo a girare e allora vedrete che sarà lei la prima ad allungarvi una mano e ad alzarvi da terra, innalzandovi verso il cielo, verso quel cielo immenso a cui appartiene la sua anima e dal quale voi non la strapperete mai. Per questo, in piedi, in piedi davanti a una donna. E poi vi vorrei leggere un altro, un altro sonetto, eh, che è il, il sonetto 127, invece sicuramente di, di Shakespeare che parla proprio del, della sua incredulità di fronte al, al fatto che le donne abbiano bisogno di, di usare dei cosmetici per farsi più belle. Nella sua epoca non andava il colore nero dei capelli, a lui invece piaceva una donna con i capelli neri. Un tempo il nero non era considerato bello, o se lo era non portava il nome di bellezza. Ora invece è il nero per successione su erede e bionda bellezza, bastarda, vien chiamata. Da quando ognuno usurpa il crear della natura, abbellendo il brutto, falsando il volto dell'arte, la vera bellezza non ha più nome né sacro asilo, ma viene profanata o vive in total discredito. Per questo. Sono tanto neri gli occhi della mia donna, neri come corvi, e sembrano vestire il lutto per chi, non nata bionda, vuol farsi bella, avvilendo la natura con false imitazioni, ma essi piangono con tanta grazia il loro duolo da far pensare che tale dovrebbe essere la bellezza. Bene e che sia ogni giorno una giornata contro la violenza alle donne. Grazie a noi Frammenti di Siena e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!